Pronti per le previsioni di questa mattina? Ragazzi, tutto ok anche oggi. Ma guardate che figata. San Giovanni Rotondo, ragazzi. Bellissimo. Ciao Padre Pio, alla prossima. Grazie per la protezione che mi dai, eh. Ciao. Buongiorno ragazzi, mi fermo e vi do il buongiorno perché questa mattina c'è il solito vento che disturba. Sono partito da San Giovanni Rotondo mezz'oretta fa, e un po' di salita, ma subito una gran discesa e adesso me ne aspetta un'altra che mi porterà a valle. Oggi tappa veramente mostruosa perché devo arrivare a Campobasso e soprattutto dovremo superare un dislivello di 2000 metri, ragazzi, una roba veramente difficile, cioè sarà una delle tappe più toste di pedalando per l'Italia. Niente, bando alle ciance, io parto perché sennò non arrivo più. Ah, vorrei fare un grande, grande ringraziamento alla famiglia che mi ha ospitato ieri notte. E gli amici della famiglia Lombardi, i genitori, i figli, tutti che conosco ormai da diversi anni, mi hanno accolto come sempre come un figlio e io mi sono sentito veramente a casa. Quindi grazie ragazzi, avete anche a vostro modo contribuito a Pedalando per l'Italia perché non spendendo soldi per dormire potrò poi donarli alla Protezione Civile. E cominciare con una bella discesa è sempre bello! Quello che vedete davanti, ragazzi, è la vallata dove c'è San Severo e probabilmente laggiù c'è il Molise e l'Abruzzo che io sto per raggiungere. Non so se si legge, ma l'ultimo cartello qui in alto indica San Nicandro, il paese di Nazario Nesta. Ciao Nazario, un giorno ci incontreremo e mi sei scappato due volte. Quella volta che sei passata per l'Arie Giamarina e la seconda volta che sei passato Perugia. Non ci siamo beccati veramente per pochi chilometri. Che peccato, ma ci vedremo. Ciao, salutatemelo ragazzi, taggatelo, linkatelo. Quello che vedete alle mie spalle ovviamente è il Gargano che io sto per salutare. È stato bellissimo conquistarti e viverti, anche se mi hai fatto soffrire. Ciao bello, ciao. Dai Vale. Saluta il Gargano, che lo stiamo lasciando. Ciao, alla prossima! Sono sulla strada che va a San Severo e mi ha fermato Ernesto che sta lavorando e dice che mi conosce. Sì, Mi segui? seguo. Ah, mi fa piacere. Ernesto, grazie per avermi fermato. Bianco. Grazie, buon lavoro e ci Grazie. vediamo alla prossima. Ciao, ciao, Ciao. ciao, ciao, ciao. Vai Ernesto! Ci troviamo in pianura, ragazzi, e il clima è piacevole, la temperatura è salita perché siamo scesi ovviamente di altitudine, e saremo attorno ai credo 18 gradi, infatti tra un po' mi tolgo qualcosa perché rispetto a San Giovanni è molto più caldo. E siamo in leggerissima salita, lo sento perché non riesco ad andare alla solita andatura, siamo attorno ai 18-19 km orari. E faccio così, così non mi sforzo e porto avanti il chilometraggio senza problemi. E tra non molto dovremo cominciare però a salire sul serio. E oggi veramente ce n'è tanta, tanta, tanta di salita. Quindi, come al solito, il nostro motto è pedalare, pedalare, pedalare. Laggiù, ragazzi. C'è la prima salita tosta di oggi. Dobbiamo superare quel monte lì che sarà alto 600 metri, una sorta di San Marino. Sarà tosta, ma noi ci proviamo, eh. E anche oggi va in onda una puntata di Pedalando per l'Italia in luoghi brutti. Madonna, ragazzi. Favoloso. E poi saliamo di quota adesso, vedrete? Visto che veniamo da San Giovanni Rotondo, oggi facciamo una merendina particolare con un'ostia di San Giovanni. Non molto saporita, ma buona.
mentre siamo in salita, ragazzi, mi sono voltato indietro e mi fa sempre impressione vedere come ora dopo ora, anche con una semplice bicicletta facendo i 20 all'ora, si coprano distanze come queste. Le montagne che vedete là in fondo sono piccoline, ma vi garantisco che sono molto molto alte. Sono quelle del Gargano, alla cui sommità c'è San Giovanni Rotondo, dove io ero stamattina, qualche ora fa, qualcosa come 70 km fa. Impressionante, vero? Bene ragazzi, sto facendo una pausa, cerco di riposare un po' le gambe, nel frattempo ricarico la valle perché abbiamo fatto un paio di salite veramente toste e la batteria ha subito un calo molto importante, insomma. Siccome abbiamo un paio di salite che ci aspettano molto toste per Campobasso, ricarico più che posso e poi riparto. Nel frattempo mi faccio anche una birretta perché ci sta. Ho parlato anche con dei ragazzi qui che mi hanno suggerito un cambiamento di strada perché quella che stavo per fare era più lunga e più difficile. Mi hanno dato dei consigli, io mi sento di accettarli perché è gente che lavora nelle zone, quindi le strade le conoscono. E spero che vada tutto bene perché siamo veramente in mezzo ai monti e un errore potrebbe essere molto grave, insomma, speriamo. Dopo vi aggiorno. Siamo ripartiti, ragazzi, la valle è quasi carica, io ho mangiato, bevuto, quindi sono a posto. E tre diverse persone mi hanno consigliato una strada alternativa per andare a Campobasso, che è un po' più corta e prevede purtroppo una statale un po' stretta e un po' pericolosa, a sentire loro, però me l'hanno consigliata perché di là sarebbe veramente troppo lunga e forse non riuscirei ad arrivare. Quindi mi sentirei, visto che sono del posto, di dargli fiducia. Provo ad andare e vediamo come va. Incrociamo le dita perché, ragazzi, oggi la tappa è tostissima. Come vedete, il tratto di strada è molto in salita, però è bellissimo, veramente immerso nel verde. L'unico peccato sono queste enormi buche, ma stiamo andando piano, non sono un problema a gestirle. E dovrebbe durare un bel po' questo tratto, dopodiché ci sarà una fortissima discesa e poi non lo so, vediamo. Io sento odore di vetta, ragazzi, ogni curva è quella buona per trovare poi dopo la super discesa che ci porterà un po' a valle e un po' verso la statale. Dai speriamo. Allora, buon segno, vedo delle antenne ripetitrici e di solito si mettono nella vetta più alta della zona in cui si è, quindi è possibile che siamo proprio arrivati in vetta, o manca poco, insomma. Intanto guardate che razza di panorama c'è, e io insisto, ragazzi, insisto, ma dove sto pedalando io? Quella è la Puglia, quello è il mare della Puglia. Spettacolo. E sono arrivato a un bivio, di qua si va a San Marco, di qua si va a Volturara. Questa è la strada consigliata da quei ragazzi del bar, questa è la strada consigliata adesso da un signore che è venuto su, che la fa spesso, che dice che è meglio di questa di Volturara. Però sinceramente i ragazzi che abitano qua nella zona mi hanno consigliato questa, io tenderei a fare questa perché tre persone me l'hanno detto e io preferisco dare retta a loro, insomma, anche se forse di qua farei prima, però dai, va bene così. Ma che roba, che stradina, ragazzi, in discesa. Dai. Ragazzi, statalona, siamo arrivati adesso 40 km e siamo a Campobasso. Dai che ce la facciamo, dai! Ragazzi, attenzione, momento molto importante, stiamo entrando in Molise! Ma allora il Molise esiste! Dai che fanno le righe nuove! Ma io vorrei ringraziare le persone che mi hanno consigliato la strada per arrivare a questa super strada, perché comunque è stata relativamente facile, cioè un po' dura all'inizio, ma come al solito
più uno sforzo mentale che altro. Ringrazio anche per avermi, come dire, messo in guardia dai pericoli di questa strada statale che loro descrivevano come stretta, pericolosa. E grazie, ma in questi oltre 40 giorni di esperienza con pedalando per l'Italia, in tutta Italia, secondo me, visto il traffico, viste le condizioni della strada, io ho tranquillamente un metro e mezzo dove stare, direi che è una strada statale di gran lusso questa qua. E vorrei invitare le persone che la definiscono pericolosa a vedere la puntata di qualche settimana fa di Roma, oppure alcune strade statali del Veneto, oppure anche in Emilia-Romagna. Devo dire che sono molto 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 peggio di questa e molto più pericolose, quindi grazie per avermi messo in guardia, ma è tutto normale per me. Ormai ho visto ben di peggio. Comincio a rinfrescare, ragazzi, sono le 6:15 e quindi bisogna alimentarsi e io mangio un taralluccio della zia Nunzia. Ciao Nunzia, grazie. Questo viene da San Giovanni Rotondo e anche benedetto da Padre Pio. Ragazzi, ci siamo, è il tramonto, ma io sto arrivando a Campobasso. Mancano, credo, 6-7 chilometri, un po' di salitina, ma diciamo gestibile. E dopodiché cercherò da dormire come al solito, cercando di spendere il meno possibile, come ormai la filosofia di pedalando per l'Italia mi dice di fare. Ragazzi, il sole è tramontato e io sono appena arrivato dopo non so quanti chilometri, ma tantissime ore di bicicletta. Questo è il cartello di Campobasso, quindi 18° capoluogo di regione per pedalando per l'Italia. A domani, ciao. Faccia distrutto, ragazzi, distrutto. Ciao.